Milan tempestato a sangue, quasi un mese di prognosi per un quarantenne piacentino, in manette due dominicani. All'origine dell'aggressione ci sarebbe un debito di 5.000 euro non saldato. Caccia ai nazisti, si anima il dibattito tra gli storici sulla notizia divulgata dal centro Wiesenthal, secondo cui tre criminali nazisti ricercati sarebbero piacentini. Cadeo, beni comunali all'asta, l'obiettivo è la riduzione della spesa pubblica, si tratta di mezzi in disuso, ci sono anche due scuolabus. Petardi, istruzioni per l'uso, tutto pronto per i festeggiamenti di San Silvestro, attenzione agli animali, budget più ridotto per gli appassionati, ma c'è chi arriva a spendere 500 euro. Un anno di notizie, domani in edicola con Libertà, inserto gratuito dedicato ai fatti principali del 2013 e alle 21.20 su Telelibertà speciale Rewind. Fabio Spiranelli studia da Valentino Rossi, il motociclista 14enne di origini piacentine brucia le tappe e dal prossimo anno prenderà parte al campionato italiano velocità.